أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من ancora nella culla bambino, e gli disse Gesù nella culla: in verità io sono il servo di Dio, Abdallah, la traduzione, il servo di Dio, di anche, sì, il servo di Dio, lo schiavo di Dio, insomma, comunque, il quale, c'è da dire che servo di Dio non è in senso dispregiativo, nel senso che tutti i profeti, tutti, anche Muhammad, vengono indicati come servi di Dio, e quindi diciamo, il quale mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta. Una delle funzioni, come vedremo, di Gesù è quello di portare il cosiddetto libro, il Vangelo, all'Ingil, detto al singolare, ed è particolare perché, diciamo, il Corano, come il Vangelo, come la Torah per gli ebrei, sono considerati dai musulmani copie terrestri di un unico libro celeste. Cioè la sostanza è unica, la forma è stata diversificata, però la sostanza è unica. Il quale mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha benedetto dovunque io mi sia, e mi ha prescritto la preghiera e l'elemosina,
Quindi qui diciamo ci sono due dei pilastri dell'istituto che abbiamo visto prima, finché sarò in vita e mi ha fatto dolce con mia madre, non mi ha fatto violento scellerato, sia pace su di me il dì che nacqui, il dì che muoio e il dì quando sarò suscitato a vita. Questo è Gesù, figlio di Maria, secondo parola di verità, Qaul al-Haq, che alcuni mettono in dubbio. Va bene, Maria è considerata nel Corano, questo è molto importante, vergine eletta su tutte le donne del creato. Ed è, anche questo è incredibile a credersi, l'unica donna citata nel Corano. Cioè Gesù è citato tantissime volte, come abbiamo visto, Maria è l'unica donna citata nel Corano. Si fa riferimento in un versetto a Aisha, un famoso versetto, che è una delle mogli del profeta, però non si fa mai il suo nome. E quindi questo è un po' una curiosità. Vita di Gesù. Abbiamo detto che quindi Gesù è un profeta, Nabi, inviato come messaggero, quindi come Rasul, che propone una nuova legge, il Vangelo. Quali sono gli attributi di Gesù? 11 volte citato come Cristo, quindi Al-Masih, cioè il Messia, è definito come uno dei più vicini a Dio, eminente, parola di verità, parola venuta da Dio. Quindi in qualche modo Gesù, perché questo è ripetuto in diversi versetti, è considerato verbo di Dio in terra, kalimati min Allah, cioè parola proveniente da Dio. Tant'è che abbreviano dicendo Kalimatullah, cioè proprio parola di, il verbo di Dio. Quindi in qualche modo, scusate l'analogia, Gesù è verbo fatto carne, come il Corano è verbo fatto libro, perché il Corano è parola di Dio per i musulmani, però allo stesso tempo per i musulmani e penso anche per i cristiani, Gesù è l'incarnazione della parola divina, oltre chiaramente l'incarnazione di Dio per i cristiani. Kalimatu min Allah, servo di Dio, abbiamo detto, questo anticipa quello che andremo a dire sull'escatologia, cioè presagio dell'ora, cioè quando tornerà Gesù sulla terra sarà un presagio del giorno del giudizio, spirito di Dio. Questo è un altro punto cruciale, cioè nel Corano Gesù è considerato spirito di Dio, cioè spirito santo. Guardate bene che insomma, non è da poco, considerando che viene appunto, cioè, ci sono dei versetti che dicono noi alitammo in lei del nostro spirito, fanafakhna fiha min ruhina, abbiamo alitato nel suo ventre, questo è un altro versetto, spirito da lui esaltato, ruhun min hu, oppure spirito di santità, ruah al-Qudus. Sono parole, diciamo, direi semanticamente pesanti, perché pensate che quando gli arabi cristiani fanno il segno della croce, fanno Bismillah wal-Ibn wal-Ruah Qudus, cioè nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è una delle tre componenti della Trinità. Cioè Gesù nel Corano è considerato Ruah Qudus. Ci sono ben tre versetti che, se volete, se avete qualche dubbio, possiamo andare a vedere. Cosa nega però, perché non è tutto rose e fiori, qualche cosa la negherà il Corano, e chiaramente su questo punto poi invece magari nel corso dei secoli andare a cercare magari degli elementi in comune, spesso il dialogo è stato inclinato andando, che per carità è giusto nel nome della verità andare a capire quali sono i credi differenti, però. Quindi il Corano nega più riprese la divinità di Cristo, cioè Cristo non è un Dio. Nega la generazione, il fatto che Dio abbia generato un figlio, a più riprese Dio non ha figli, cioè Ibn Allah, figlio di Dio, cioè non esiste nessuno che sia, possa essere considerato figlio di Dio, quindi non è un Dio vivente, non è un'incarnazione, non fu crocifisso come vedremo a breve, quindi chiaramente non c'è tutta la teologia della redenzione. Ciò che invece c'è in parte, cioè un richiamo nella Shia, cioè tra gli sciiti, il fatto del massacro di Kerbala, gli sciiti si basano su questo, cioè sono i seguaci del cugino del profeta Ali ibn Abu Talib, che fu il quattro dei califi ben guidati
che succedettero il profeta, i suoi figli furono trucidati da degli oppositori, e su questo un po' si basa anche, insomma, ci sono dei richiami un pochino al martirio, ecco, diciamo. E quindi la Trinità viene negata a più riprese.